Nell'ambito della storia economica, in particolare siderurgica italiana, il piano Sinigaglia nel secondo dopoguerra rappresenta una grande novità perché cerca di ridare un nuovo assetto a tutto il settore, ha un'aspirazione globale, ridisegnare la siderurgia italiana nel suo complesso. E il piano Sinigaglia nel secondo dopoguerra effettivamente, diciamo, va in porto, nel senso che quelli che erano i suoi obiettivi, razionalizzare la siderurgia italiana, rilanciando i due centri a ciclo integrale già presenti in Italia, ovvero Piombino, costruito a fine dell'Ottocento, e Bagnoli, costruito nei primi del Novecento, rilanciare questi due stabilimenti a ciclo integrale e costruirne uno nuovo a Genova, Cornigliano, nella delegazione di Cornigliano, da cui prenderà anche il nome inizialmente, si chiamerà Cornigliano. Razionalizziamo questo settore, puntiamo sul ciclo integrale perché è la tecnologia migliore disponibile sul campo e cerchiamo di costruire un'azienda modello, aziende modello capaci di competere sul mercato internazionale, perché con la crisi del fascismo, la fine del fascismo, l'entrata, la nascita dell'Italia repubblicana, la nascita della NATO, eccetera, l'Italia, come dire, si trova anche a entrare in un nuovo tipo di mercato internazionale, cioè vengono ridisegnate proprio anche tutte le alleanze geopolitiche e con queste tutti i possibili sbocchi dei prodotti e dell'importazione di materie prime. Il ciclo integrale dipende strettamente dalle materie prime, dalla fornitura di materie prime basilari, che sono il carbone e il ferro, di cui l'Italia è scarsissimamente dotata. Quindi devi importarle. Per importarle ci vogliono relazioni bilaterali con determinati paesi. Se tu impianti uno stabilimento a ciclo integrale che ha per, diciamo, come caratteristica di base un immobilizzo di capitali immenso e deve funzionare in maniera continua perché spegnere un alto forno, significa, come dire, quasi una rivoluzione per poi rimetterlo in moto e comunque in termini di perdita economica. Quindi tu devi garantirti un approvvigionamento continuo di queste materie prime e il miglior modo sembrava, come dire, di stabilire delle relazioni bilaterali con determinati paesi, piantare questi stabilimenti sulla riva del mare, così con le navi era più facile approvvigionare di materie prime, diciamo, si eliminava perlomeno un passaggio che poi sarebbe stato quello di portare le materie prime dalla costa ai vari centri. Questi impianti che spesso erano nati nell'Ottocento ed erano stati un po' rammodernati man mano con gli anni, però non avevano una vera efficienza produttiva dal punto di vista economico, quindi gran parte di questi impianti vengono chiusi. A Savona, nel momento in cui veniva ridisegnato questo diciamo, sistema siderurgico a livello nazionale, in realtà coincide, viaggia parallelo con questo che sta succedendo a Genova, nel senso che mentre a Genova, ad esempio, chiude a Bolzaneto questa impresa siderurgica e chiude in una maniera anche simbolicamente molto forte con la colata della pace, dove avevano contribuito da tutta Italia per far andare avanti questa azienda che venne occupata dagli operai e portata avanti da questi operai. Poi questa venne chiusa. A Savona ci furono dimostrazioni altrettanto clamorose, altrettanto importanti, con una richiesta di sottoscrizioni, mi sembra, da parte della popolazione. A Savona cosa ottennero? In realtà ottennero di ridimensionare i licenziamenti richiesti, la fabbrica si mantenne in vita. Quindi rispetto ad altre, diciamo, ad altre esperienze è stata una mediazione che ha avuto almeno una parte della conclusione positiva. Però all'interno del piano Sinigaglia c'era questo momento importante di chiusura di questi vecchi impianti, perché si pensava non avrebbero potuto reggere a quella concorrenza globale che si andava disegnando con il nuovo assetto post bellico. In seguito alla crisi del 29, in Italia come in altri grandi paesi, ci furono delle imprese che non erano più in grado di stare sul mercato. In Italia si cominciò a costruire prima la Sofinditte, un'organizzazione, un'istituzione che avrebbe rilevato dalle banche le imprese di cui le banche erano azioniste, perché le banche non avevano, diciamo, più la liquidità per finanziare queste imprese che avevano nelle mani. Nel 1933 si fa ancora un ulteriore passo, si costruisce l'IRI. Ovvero si dà inizio a quel sistema di intervento statale che poi, come dire, non sarà solo congiunturale legato alla grande crisi, e nel nostro caso al momento del regime fascista, ma in realtà sarà un assetto che condizionerà l'economia postbellica non solo italiana, ma tutti i grandi stati, anche le democrazie, anche diciamo, gli stati liberali e liberisti dove il capitalismo diciamo, non è mai stato messo in discussione. In seguito alla crisi del 29, crisi di sovrapproduzione, a partire dall'America, dal New Deal, da Roosevelt, prevedono comunque l'intervento dello Stato nell'economia, proprio per rilanciare l'economia. In Italia questa cosa prende la forma dell'IRI.
istituto per la riconversione industriale, ovvero le aziende che non erano più in grado, non erano più solvibili, nel senso che non avevano più liquidità, non erano più in grado di stare sul mercato, vengono rilevate dallo Stato con questo tentativo di riconvertirle a un uso industriale positivo, quindi a una, diciamo, un'azione e a una capacità di stare sul mercato. Sinigaglia vede benissimo questa cosa, inoltre lui come Rocca, come altri grandi manager di quel tempo italiani, hanno presente quello che sta succedendo nei paesi più avanzati, diciamo, sulla linea del progresso. Sanno che in Italia ci sarà una domanda forte di siderurgia e quindi impostano questo piano. Questo piano che in parte, come dire, verrà accolto e in parte no. Fino ad allora c'è una grande conflitto con alcuni siderurgici privati che reputano comunque che l'Italia, per il discorso che facevamo prima di questa carenza di materie prime fondamentali come il carbone e il ferro, non avrebbe mai potuto competere con la Germania o con gli Stati Uniti. Quindi si sarebbe, secondo loro, dovuto in qualche modo rinunciare ad avere l'industria siderurgica forte per puntare su una siderurgia più piccola, più artigiana, di qualità e per quanto riguarda invece tutto quello che poteva derivare dalla siderurgia di massa più grande, grandi impianti, eccetera, l'Italia sarebbe stata quindi un importatore. Dipendere da altri paesi in questi settori, nell'ottica, diciamo in un'ottica fascista di politica di potenza, chiaramente è molto pericoloso, perché nel momento in cui l'alleanza, succede qualcosa, un conflitto, ti interrompe l'importazione di ghisa, di acciaio di qualità per fare cannoni, questo e quello, tu come paese, come dire, da un punto di vista militare, sei condannato comunque all'inferiorità. E Sinigaglia, diciamo, aveva questa visione generale, secondo me la sua grandezza, se vogliamo parlare di grandezza di questi manager pubblici degli anni 30, è innanzitutto la capacità di avere in mente questa visione generale dell'Italia e dell'Italia nel contesto mondiale. E poi, diciamo, rispetto a quello che abbiamo vissuto dopo, erano sì, si appoggiavano allo Stato perché si rendevano conto che in quel momento solo lo Stato poteva in qualche modo risollevare l'economia, come stava avvenendo del resto anche in America e in altri paesi. Si appoggiavano allo Stato, ma volevano costruire delle imprese economiche che camminassero sulle proprie gambe poi. È più facile, come dire, se noi adottiamo soprattutto tecnologie e organizzazione del lavoro nuovo, da molti punti di vista è più facile costruire qualcosa di nuovo che cambiare una situazione già in atto. Si rompe completamente con questa tradizione operaia. Al Cornigliano ci lavora un nuovo operaio, cambia completamente questa composizione dei lavoratori. Si dice, ok, l'industria è il soggetto, l'attore principale della scena moderna. Prendiamoci questa responsabilità. L'industria non è solo lavoro, l'industria è cultura, l'industria è molto di più. Cioè, nasce in quegli anni anche l'idea di coniugare, di tenere insieme, come dire, questo binomio che a tratti nella società italiana è stato invece completamente slegato, quello tra industria e cultura. C'è un rinnovamento, come abbiamo visto, dell'organizzazione del lavoro e dell'industria. C'è un tentativo di fare interagire questo rinnovamento con un rinnovamento della cultura. Cioè di fare, devo dire, ok, noi siamo l'impresa d'avanguardia, dobbiamo fornire anche cultura d'avanguardia, anche arte d'avanguardia. Loro si esprimevano un po' in questi termini. Uno dei suoi momenti più elevati è sicuramente il Festival dei Due Mondi di Spoleto del 62, quando per l'occasione, statue nella città, l'Ital Sider venne invitata a partecipare e portò dentro i suoi stabilimenti un 7, 8, non ricordo, artisti per fare sculture in ferro che lavorarono nei vari stabilimenti liguri e per poi presentare queste sculture al Festival di Spoleto. In quell'occasione venne realizzata, per esempio, Teodo Lappio, che credo che sia ancora a Spoleto ed è una delle sculture in metallo più grandi del mondo. Fu un'iniziativa effettivamente molto di avanguardia e molto illuminista, che comunque doveva fare i conti con una classe operaia da molti punti di vista poco acculturata e poco attenta, ma soprattutto doveva fare i conti con un metodo dove tutte queste cose piovevano dall'alto. Dobbiamo tenere presente che queste cose avvengono in un contesto dove comunque poi di fatto l'operaio lavorava 10, 12, 14 ore perché i turni venivano sempre allungati, perché c'era carenza di manodopera, perché questo per mantenere questi record di produzione, per raggiungere questi obiettivi produttivi sempre più alti, l'operaio viene duramente messo sotto. Certo, viene remunerato, viene pagato più che in altre fabbriche, ma insomma diciamo, questo incontro tra cultura e operai ha degli aspetti molto positivi, l'iniziativa molto positiva, ma è facile anche, diciamo, osservarne anche dall'altro canto i limiti. In quegli anni viene creato un'organizzazione di categoria per
per le industrie a partecipazioni statali, che si chiamerà Intersind, che quindi rappresenterà la direzione delle imprese a partecipazioni statali nei contratti con i sindacati. Si staccano da Confindustria. Le partecipazioni statali, in quanto si presume anche che, come dire, che lo Stato abbia un ruolo in qualche modo super partes, tentano con questo disegno di ammorbidire il confronto con il sindacato, di andare incontro a determinate richieste di diritti, esigenze che vengono fuori, domande che vengono fuori dalla classe operaia, alla classe in generale dei lavoratori. E quindi queste politiche opache dove continui, cerchi di tenere dentro i lavoratori e i sindacati garantendogli un lavoro, magari un lavoro di merda, un lavoro non più, che non ha già più un futuro, perché in realtà tu non investi in quella azienda per ridare un margine di futuro con una idea e una politica industriale definita, ma la mantieni aperta, galleggiante, fino a quando magari non hai una buona fascia percentuale di operai che sono sull'età vicina alla pensione per pensionabili, con una buona liquidazione te li levi dalle palle e a quel punto puoi chiudere più tranquillamente, perché in molte realtà poi la politica che si è seguita banalmente è stata questa. Quindi non c'è più stata chiarezza, anche perché, come metteva già appunto in luce Austin nei primi anni 60, cominciano a subentrare delle logiche che non sono più quelle iniziali della Finsider come finanziaria di settore che controlla determinate industrie a partecipazione statale, ma questa hanno un dirigente che è responsabile del bilancio di quell'azienda, di farla funzionare nel miglior modo possibile, eccetera. Ma subentrano delle altre logiche clientelari di piazzamento di determinate persone, di voti, che poi è la logica che ha imperversato in generale nelle istituzioni italiane, non solo nelle industrie, per tutti gli anni 70. Quando ho fatto questa ricerca per il dottorato, intervistavo le persone parlando di lavoro, di sindacato, di partito politico, eccetera. La prima cosa che mi dicevano, comunque, appena cominciavano a parlare, convinti che io in qualche modo non potessi capire quello che loro esprimevano, mi dicevano: era un altro mondo, era un altro mondo. Una fase che poi ha continuato a rimbalzarmi nella testa e a farmi pensare. Effettivamente da molti punti di vista era un altro mondo. Prima abbiamo menzionato il secolo breve di Hobsbawm, quasi tutti gli storici, sociologi, eccetera, sono concordi nel rilevare che nella seconda metà del Novecento, tra gli anni 70, 80, 90, è successo un cambiamento, un qualcosa che ha riguardato l'economia, la politica, la cultura, che, come dire, ci ha portato effettivamente in un altro spazio di tempo. Interessante però notare in ogni caso che queste persone, i vecchi operai, in qualche modo vivono in una dimensione, in questo senso, schizofrenica, perché parlano in un nuovo mondo del vecchio mondo che cercano di ricordare, di cui cercano di dare una testimonianza e di riflettere sopra. Effettivamente era un altro mondo, nel senso che certe parole per cui loro hanno lottato, combattuto, certe parole che per loro avevano un grandissimo significato, come operaio, busta paga, sindacato, eccetera, dopo sono diventate una moneta abbastanza frusta, corrente, e in poco tempo poi facilmente, molto velocemente dimenticato. E questo naturalmente ci fa anche riflettere su come poi tramandare questo mondo che sarebbe appunto scomparso, questo altro mondo che sarebbe scomparso a chi oggi è interessato a conoscere questa storia. Perché se questo mondo non c'è più, comunque non possiamo pensare di trasmetterlo con le parole e con i significati con cui si è autorappresentato, perché rischiamo comunque che le persone che vengono ora, che vengono dopo, non riescano poi ad accedere, a comprendere quello che gli si vuole comunicare. Noi abbiamo vissuto in un'epoca dove già l'industria non era il soggetto principale della storia economica e sociale dei paesi in cui viviamo, con cui siamo abituati a relazionarci, ma era già non nella fase di tramonto, ma già tramontata. Poi il fatto che in Liguria, che a Savona, che a Genova ci siano ancora dei segni evidenti di questa storia, dei segni che sono soprattutto nel paesaggio materiale, che sono fatti di residui di fabbriche, di spazi perimetrati ancora da determinate logiche industriali,
che solo ora stanno cambiando, come dire, questo è tutto un altro discorso, però questo paesaggio, questi segni di quel tempo, bisognerebbe capire che cosa evocano oggi ai giovani di oggi, se ricordano qualcosa o se sono segni e tracce che non riescono più a parlare alle persone di oggi perché appunto era un altro mondo ed è talmente lontano che non riusciamo più a comunicare con esso.